Bene, allora vado subito al dunque. Io mi occupo di microzonazione sismica per la regione Emilia-Romagna, ma non presenterò, diciamo, uno studio specifico della regione Emilia-Romagna, in quanto lavoriamo anche con le altre regioni, il Dipartimento della Protezione Civile a scala nazionale, e quindi presenterò quelli che sono un po' i principi fondamentali della microzonazione sismica, che hanno contribuito, che sono anche quelli che hanno un po' ispirato gli indirizzi e criteri nazionali. Quindi adesso vi farò vedere un po' quelli che sono i principi fondamentali per la microzonazione sismica in un'area come quella dell'area test di GeoMol, riproducibili anche in altri contesti. La prima parte per gli addetti ai lavori sarà una ripetizione, quindi andrò via molto veloce. Comunque, nella sostanza, come sapete, molti depositi, alcuni depositi, in particolare i depositi recenti, poco consolidati e alcune forme del territorio, possono modificare il moto sismico nel passaggio dal substrato alla superficie, causando effetti temporanei che cessano al terminare dell'evento, ma in caso di forti terremoti, questi effetti temporanei di modificazione del moto, sismico possono causare anche, delle instabilità. Tipo rotture del terreno, instabilità di pendii, liquefazioni che provocano delle modifiche permanenti del territorio. L'insieme di questi effetti si chiama, è quello che nella letteratura specifica viene definito come effetti locali, e chiaramente capite come conoscere dove questi effetti possono avvenire. È molto importante ai fini della prevenzione e riduzione del rischio sismico, sia per indirizzare le scelte urbanistiche, sia anche per aiutare, fornire dei contributi alla progettazione in termini di riduzione della vulnerabilità delle costruzioni. Allora, uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione del rischio sismico a questo punto è chiaramente la microzonazione sismica. Cos'è la microzonazione sismica? È sostanzialmente la suddivisione del territorio in base al comportamento dei terreni in caso di evento sismico e la conseguente cartografia che si può ottenere a seguito degli studi che vengono realizzati. La microzonazione sismica, cosa di particolare importanza, è uno strumento particolarmente efficace se viene applicato fino dalle prime fasi della pianificazione urbanistica e programmazione territoriale. È per questo che la microzonazione sismica è un tema adesso molto discusso e presente in tutti i documenti e gli atti delle regioni a livello di pianificazione urbanistica. In precedenza, appunto, le regioni chiedono sempre che gli studi, gli strumenti urbanistici siano supportati da studi geologici, in particolare studi geologici che affrontino l'argomento della pericolosità sismica, della pericolosità locale ai fini della microzonazione sismica. Di conseguenza impongono che le scelte urbanistiche siano compatibili con la pericolosità sismica locale e commisurati anche a livello di rischio atteso. E questo è un tema comune a tutte le amministrazioni regionali. In questa slide vedete un po' quelli che sono i passi fondamentali, in questo caso della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia, e poi anche della conferenza delle regioni e del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Allora, la Regione Lombardia ha formalizzato le prime linee guida per la microzonazione sismica nell'ambito della legge sul territorio nel dicembre del 2005. L'Emilia-Romagna, un pochino l'anno dopo, sostanzialmente alla fine del 2006, ha approvato la delibera di giunta regionale, nel 2007 è stata approvata la delibera di assemblea legislativa che forniva gli indirizzi per la microzonazione sismica ai fini della pianificazione urbanistica.
Questi due documenti sono stati di stimolo per accelerare i lavori del gruppo coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che poi, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, nel novembre del 2008 ha pubblicato gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Quali sono gli aspetti e i principi fondamentali che hanno ispirato la realizzazione di questi indirizzi, di queste linee guida regionali e nazionali? Allora, come dicevo, innanzitutto che fare in modo che questi studi di microzonazione sismica siano utili ed efficaci applicandoli fino dalle prime fasi della pianificazione urbanistica. È procedura condivisa anche a livello internazionale che gli studi di microzonazione sismica siano realizzati a diversi livelli di approfondimento in funzione delle finalità e anche delle condizioni di pericolosità locale. Questi studi, convenzionalmente, fanno riferimento a un periodo di ritorno di 475 anni, vale a dire a una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, e i soggetti realizzatori sono, e questa è una scelta, diciamo, politica ben precisa e condivisa, sono le amministrazioni locali, cioè sono quelle amministrazioni che effettuano quotidianamente la programmazione del territorio, quindi sono le amministrazioni comunali e l'unione dei comuni, e soprattutto sono i professionisti incaricati dalle amministrazioni di redigere i piani. Vengono date delle linee guida che forniscono delle indicazioni per delle procedure di analisi condivise, speditive, attenzione, non significa non dettagliate, significa che si possono ottenere con costi contenuti e con procedure standard accessibili a tutte. Ma ci tengo a precisare, sono comunque procedure che hanno una validità scientifica ben precisa, e gli elaborati di riferimento sono elaborati che comunque sono compatibili con le indicazioni nazionali e internazionali. Altro punto fondamentale è che per ottenere tutto quello che ho detto prima, quindi che la microzonazione sismica sia realizzata in maniera abbastanza diffusa sul territorio, è stata fatta la scelta che la microzonazione sismica sia realizzata nelle aree di interesse urbanistico, vale a dire nelle aree urbane, nei centri consolidati e nelle aree urbanizzabili, rimandando ad altre risorse e ad altri momenti l'estensione a territori, diciamo, quelli che nella pianificazione urbanistica vengono indicati come territori rurali. Questi sono i principi fondamentali. Ho detto che la microzonazione sismica viene realizzata per successivi livelli di approfondimento. Sostanzialmente i livelli di approfondimento sono tre, suddivisibili in due fasi temporali. La prima fase temporale è una fase, diciamo, che si ispira sostanzialmente alle conoscenze geologiche disponibili. Non produce la prima fase, che corrisponde al primo livello di approfondimento, non produce ancora una carta di microzonazione sismica, ma produce tutti quegli elementi, tutti quegli elaborati conoscitivi propedeutici per la microzonazione sismica. Quindi questa prima fase praticamente attinge dalle carte geologiche e individua degli scenari, individua gli effetti attesi e produce delle mappe in prospettiva di microzonazione sismica. Fa una microzonazione qualitativa, diciamo, non ancora quantitativa. Di microzonazione sismica si parla quando si parla anche di quantificazione degli effetti attesi, e quindi è la seconda fase, il secondo livello e il terzo livello, che necessitano di indagini più specifiche, quindi di indagini mirate, di prove mirate ed elaborazioni mirate, che di fatto caratterizzano meglio le zone, ma quantificano anche gli effetti attesi in termini di amplificazione, ma in termini anche di indici di rischio, quindi indici di franosità o indici di liquefazione o in termini anche di cedimenti attesi e così via. In questa slide vedete sostanzialmente una schematizzazione di queste fasi. Vedete, c'è una prima fase
che parte dalla cartografia delle aree soggette ad effetti locali e in base a questa cartografia si individuano delle aree dove sono necessari i successivi approfondimenti e delle aree dove invece non sono necessari i successivi approfondimenti. Le aree che non sono interessate da depositi e forme che possono determinare effetti locali non richiedono la microzonazione sismica e i successivi livelli di approfondimento. Nelle altre aree invece si accede alla seconda fase e quindi a seconda delle condizioni di pericolosità al secondo o al terzo livello. Nelle aree pianeggianti sostanzialmente come la pianura padana dove ci sono diciamo una stratigrafia sostanzialmente a strati piano paralleli dove il modello geologico assimilabile a un modello fisico monodimensionale è ritenuto sufficiente un approfondimento di secondo livello con modellazioni monodimensionali dell'analisi della risposta sismica locale. Nelle altre aree invece dove ci sono attese delle instabilità oppure dove ci sono delle configurazioni geometriche e stratigrafiche più complesse, il secondo livello non è ritenuto sufficiente ed è richiesto un terzo livello che richiede delle indagini, delle analisi, delle procedure più dettagliate di maggiore approfondimento. In ogni caso l'uscita è in un caso una microzonazione sismica in termini di fattori di amplificazione secondo livello, una microzonazione sismica sempre in termini di fattori di amplificazione o di spettri di risposta e anche quantificazione degli indici di rischio attesi. Come dicevo prima, il primo livello attinge sostanzialmente a delle indagini di tipo geologico, quindi sondaggi, prove penetrometriche, tutto quello che serve a definire il modello geologico, la stratigrafia di sottosuolo e come vedremo quindi attinge molto anche alla banca dati di Geomol. Il secondo livello invece richiede necessariamente indagini mirate, indagini proprio per la quantificazione dei fattori di amplificazione o degli indici di rischio, quindi analisi di laboratorio o indagini geofisiche e geotecniche mirate. Adesso, chiusa questa parte diciamo, dei principi generali, vediamo un'applicazione su un'area di Geomol, chiaramente ovviamente sull'area del terremoto. Qui siamo nella zona al confine tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia. Questa è una mappa geologica molto semplificata che fa vedere quelle che sono diciamo, i corpi superficiali presenti. In azzurro sostanzialmente vedete terreni prevalentemente fini. In giallo e in arancio vedete terreni in superficie con una certa percentuale di materiali granulari, grossolani, ma stiamo parlando comunque di sabbie e di sabbie limose. I colori giallo e arancio distinguono quelli che sono i sedimenti sabbiosi di origine appenninica, cioè frutto dell'attività deposizionale dei fiumi appenninici affluenti del Po. In arancione invece sono sostanzialmente i corpi sabbiosi di origine proprio del fiume del Po. Se andiamo a vedere delle sezioni in queste zone, vediamo sostanzialmente una situazione di questo genere. Notate bene che chiaramente, come capite, qui c'è una esagerazione verticale di 12 volte e mezzo. Queste sono sostanzialmente... Questa è sostanzialmente la situazione, questa è la struttura di Mirandola e vedete come invece andando verso est la struttura di Mirandola perde di importanza e prevale sostanzialmente come di importanza la struttura, la struttura di Ferrara e vedete che nel mezzo c'è anche un'altra struttura intermedia. Comunque questa è sostanzialmente la situazione come vediamo nelle prime centinaia di metri del... diciamo, di questo settore di pianura. I depositi alluvionali recenti, come vedete, hanno degli spessori variabili sostanzialmente da meno di 100 metri in prossimità degli alti, per esempio tra Mirandola e Medolla in alcuni pozzi che sono stati utilizzati anche per la banca dati Geomol. La base dei depositi alluvionali è a 80 metri dal piano campagna, in altre zone invece è superiore a 300 metri, la base dei depositi alluvionali è superiore a 300 metri di profondità. Che cosa hanno prodotto questi effetti? Se noi andiamo a guardare l'accelerazione di picco osservate
in occasione delle dei terremoti di maggio-giugno, vediamo una distribuzione di questo tipo, vediamo che ci sono delle accelerazioni che hanno raggiunto anche accelerazioni, qui si sta parlando in questa mappa di accelerazioni componenti orizzontali, che hanno raggiunto dei valori di 0,3G, il 30% dell'accelerazione di gravità. Rispetto alla mappa di riferimento che fornisce valori di accelerazione attesi su terreno rigido, pianeggiante, di riferimento per tutta Italia, sono state osservate amplificazioni anche doppie rispetto a quelle attese. Quindi la prima conclusione è che in quest'area, rispetto a quello che era atteso, si sono osservate delle forti amplificazioni. In più, come sapete, poi si sono osservate anche effetti di liquefazione, che sono forse l'aspetto più eclatante di questo terremoto. In questa mappa vedete con i puntini neri gli effetti di liquefazione rilevati da vari componenti che hanno girato sul territorio, e vedete come questi si concentrano sostanzialmente in corrispondenza dei vecchi canali dei fiumi padani. Quindi sostanzialmente gli effetti principali sono stati amplificazione ed effetti di liquefazione. Cos'è la liquefazione? La liquefazione è la repentina perdita di resistenza al taglio e rigidezza del terreno, e quindi conseguente perdita di capacità portante, che si ha in occasione di forti terremoti, generalmente magnitudo superiori a 5, e qui vi ricordo che ci sono state due scosse, una di magnitudo locale 5,9 e una di magnitudo locale 5,8, in presenza di terreni di sedimenti granulari dai limi sabbiosi alle ghiaie sabbiose poco addensati nei primi 15-20 metri di profondità. Questo è un modello deposizionale della pianura, e vedete come in una pianura padana, in una pianura fluviale ampia come la pianura padana, è comune che a diverse profondità, anche se non direttamente affioranti, ci siano presenti orizzonti sabbiosi. Quindi, ai fini l'elemento principale, l'elemento più importante, il primo passo in questi terreni per la microzonazione sismica è individuare la presenza di questi terreni sabbiosi nei primi 20 metri, e quindi è fondamentale la verifica stratigrafica dei primi 20 metri di sottosuolo. Vi faccio vedere rapidamente un esempio. Questo è una carta geomorfologica di una zona al bordo dell'area di Geomol, è un paleoalveo del fiume Reno. In questa zona ci sono stati numerosi effetti di liquefazione, qui vedete anche delle sezioni geologiche che fanno vedere sostanzialmente la stratigrafia, non mi soffermo perché non ce n'è il tempo, ma queste cose sono pubblicate e sono anche disponibili in vari siti web. E sostanzialmente sulla base di questi dati, secondo i principi che vi ho fatto vedere prima, è possibile ottenere delle cartografie che individuano quelle aree in cui sono attesi effetti di liquefazione. Qui vediamo una prima mappa che è quella disponibile per le aree terremotate nel sito della Regione Emilia-Romagna. Non mi soffermo sui criteri con cui è stata realizzata, ma in base alle prove geotecniche e ai dati di banca dati è possibile realizzare questa cartografia suddividendo il territorio in aree liquefacibili e non liquefacibili. Questa è la stessa mappa realizzata secondo le modalità di elaborazione degli indirizzi e criteri nazionali di microzonazione sismica. Quindi vedete, utilizzando gli stessi dati è possibile ottenere questa mappa. Come vedete, qui sono state mappate 6 zone che hanno differenti effetti locali, differenti risposte in condizioni di terremoto. Capite che un'amministrazione locale che dispone di uno strumento di questo tipo, chiaro che può pianificare può pianificare come meglio si può il territorio. Notate bene che la microzonazione sismica non è uno strumento che pone dei vincoli e che dice in questa zona non si può costruire e si deve andare da un'altra parte. È un elemento caratterizzante, non è escludente, fornisce delle indicazioni che permettono agli urbanisti, agli ingegneri e ai progettisti di
fare interventi del territorio compatibili con la pericolosità locale. Questo è un, diciamo, un punto molto importante. Veniamo adesso a un dato abbastanza importante che ci tengo per quanto riguarda l'utilità di GeoMol. Nelle analisi di risposta sismica locale, un elemento critico di cui spesso non abbiamo conoscenza è la profondità del substrato rigido, il famoso bedrock. Ora, se noi andiamo a prendere le sezioni, andiamo a prendere delle indagini geofisiche, per esempio indagini geofisiche di sismica passiva, noi possiamo avere delle informazioni su quelle che sono le profondità degli elementi, delle principali discontinuità che possono produrre effetti in superficie. In questo caso queste diciamo, indicazioni su queste discontinuità sono state incrociate con la stratigrafia. Sono state realizzate anche in questo caso delle indagini geofisiche che forniscono dei valori di profili delle onde di propagazione delle onde S in profondità, ed è stato individuato, incrociando tutti questi dati, come questa unconformity, la più probabile unconformity responsabile delle principali effetti che si possono avere in superficie. Quindi è questa, diciamo, incrociata con i dati profondi del modello di GeoMol, è stata individuata come il possibile tetto del substrato rigido che può determinare amplificazioni. Sulla base di questo è stato elaborato un modello geofisico per le analisi di risposta sismica locale. Qui vedete il modello geofisico in termini di stratigrafia, di velocità del profilo, diciamo, del profilo di US. Sono state fatte le analisi di risposta sismica locale e sono stati calcolati gli spettri che forniscono i fattori di amplificazione. E sulla base poi di queste indicazioni è stato calcolato anche l'indice di liquefazione secondo delle procedure che qui adesso non sto a raccontarvi, ma che sono procedure condivise e riconosciute a livello internazionale oramai da oltre 20 anni. Questi calcoli permettono di avere un valore dell'indice di liquefazione, che è un indice diciamo, di probabilità di accadimento della liquefazione in superficie. Sono state chiaramente incrociati con i dati a disposizione delle osservazioni dei siti in cui si erano avute liquefazioni e sono state individuate delle classi di diverso rischio. Sulla base di questa è una classificazione chiaramente già pubblicata a livello internazionale da Solmez nel 2003, sulla base di questi valori ottenuti da prove geotecniche di tipo standard è stata poi realizzata un'ulteriore mappa che in questo caso quantifica il rischio di liquefazione nelle aree individuate come potenzialmente liquefacibili. E questa è la mappa finale che fa vedere come la stessa area che prima avevamo visto come suddivisa in 6 zone a diversa pericolosità sismica in termini qualitativi, adesso ha dei valori diciamo, in termini anche quantitativi, in quanto che queste zone sono divise in zone ad elevato rischio di liquefazione, cioè con un indice di liquefazione superiore a 5, moderato indice di liquefazione compreso fra 2 e 5, rischio di liquefazione basso se l'indice di liquefazione è minore di 2, addirittura ci sono delle zone, fortunatamente, dove l'indice di liquefazione non è stato proprio calcolato o ha dato 0 perché non ci sono terreni liquefacibili. Questo è un po', diciamo, il panorama molto veloce, molto sintetico, ma dei principi fondamentali per la microzonazione in aree come quelle di GeoMol. Quindi questo è un po' un contesto anche replicabile, diciamo, sono principi replicabili diciamo, in generale in tutte le parti d'Italia. Lascio adesso la parola alla collega della Regione Lombardia. Buongiorno a tutti. Dunque, diceva il collega Martelli che i criteri lombardi per l'analisi sismica del territorio e i criteri emiliani sono serviti, diciamo, per mettere a punto gli indirizzi e criteri nazionali per la microzonazione sismica. In Lombardia questi criteri, che sono rimasti gli stessi, noi abbiamo mantenuto, diciamo, obbligatoria l'applicazione dei nostri criteri lombardi, sono in vigore dal 2005. E grazie alla tempistica prevista dalla nostra legge di governo del territorio, adesso in 10 anni tutti i comuni lombardi hanno concluso la redazione del proprio strumento urbanistico, supportato da uno studio geologico che appunto contiene un'analisi sismica del territorio redatta secondo questi criteri.
In Lombardia il primo livello che porta alla redazione di una carta che noi chiamiamo carta della pericolosità sismica locale, che è analoga, dovrebbe essere analoga alla MOPS di cui parlava prima Luca Martelli, è obbligatorio per tutti i comuni, anche quelli con una pericolosità sismica di base abbastanza bassa. Nella sostanza i nostri criteri nazionali sono molto simili, però nell'applicazione abbiamo visto, dopo tutta questa esperienza, che stanno portando dei risultati abbastanza diversi, e di questo ci siamo resi particolarmente conto a seguito dell'evento nel Mantovano. Ce ne rendiamo conto perché stiamo applicando, grazie ai finanziamenti erogati dal Dipartimento di Protezione Civile a seguito del terremoto dell'Abruzzo, appunto l'applicazione dei criteri nazionali su 200 comuni lombardi che sono quelli caratterizzati da sismicità di base più alte. Quindi su una trentina di comuni adesso possiamo fare il confronto tra studi redatti secondo i criteri regionali e studi redatti secondo i criteri nazionali, e questa per esempio è un esempio di un comune di pianura nel Bresciano. A sinistra abbiamo la carta della pericolosità sismica locale redatta secondo i criteri lombardi, a destra quella redatta secondo i criteri indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Come vedete, i criteri lombardi hanno portato a questa redazione di queste carte, devo dire principalmente nei territori di pianura, diciamo che in sostanza classificano l'intero territorio nello stesso modo. E poi vedremo perché. Sono piccole differenze però che hanno portato a risultati molto diversi, mentre lo stesso livello di analisi fatto secondo i criteri nazionali porta alla suddivisione di almeno di 4 zone, ciascuna caratterizzata da una diversa stratigrafia, zone classificate come zone stabili suscettibili di amplificazioni locali. Allora, perché questa differenza? Noi chiediamo nei nostri criteri che le zone stabili suscettibili di amplificazione, come sono queste, vengano ricondotte a una classificazione che, adesso non so se si vede bene, è riportata qua a sinistra. Quindi chiediamo di individuare zone di, non leggo neanche io, comunque, zona di fondovalle o di pianura con presenza di depositi alluvionali e o fluvioglaciali e o granulari e o coesivi, quindi praticamente ci va dentro tutto. Ecco, mentre gli indirizzi e criteri nazionali chiedono di individuare e di caratterizzare appunto ciascuna zona in base a una stratigrafia di riferimento e di rappresentare questa stratigrafia e di dare anche indicazioni su altri parametri, densità relativa, presenza di falda, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le zone instabili, suscettibili di instabilità, per esempio liquefazione, secondo i criteri lombardi queste zone vanno rappresentate, noi chiediamo di rappresentare zone con depositi granulari compressivi saturi genericamente, anzi fino al 2008 chiedevamo di rappresentare in un'unica zona che potevano dare effetti sia di cedimenti che di instabilità, mentre gli indirizzi e criteri che parlano esplicitamente di aree con terreni sabbiosi, sabbioso-limosi, quello che ha già detto prima anche il collega Martelli, quindi con presenza di falda e impressione entro i primi 15 e poco più metri. Quindi, non ho fatto vedere l'ultima carta, questa è una carta, un assemblaggio delle carte di pericolosità sismica locale dei comuni. Questi più a destra sono quelli che rientravano nella zona diciamo interessata dell'evento 2012 che poi è stata ampliata verso a sinistra. Come vedete in nero sono i confini comunali, è successo che applicando i nostri criteri in pratica tutti i territori di quella zona sono stati classificati o come Z4A o come Z2A, ma in sostanza non hanno dato aiuto nella fase, come dicevamo, di scelta della pianificazione, nella fase di indirizzo. Quindi sicuramente abbiamo fatto alcune riflessioni dall'evento del 2012, ma anche da prima, comunque sono riflessioni che abbiamo in corso perché gli studi li abbiamo visti realizzare man mano,
Allora, l'applicazione sicuramente della metodologia lombarda non ha portato ad analisi di sufficiente dettaglio. Una constatazione che negli studi geologici comunali si dà poca importanza al rilievo geologico e geomorfologico del territorio, questo sicuramente. Vengono utilizzati molto dati preesistenti, ma pochi nuovi rilievi, sicuramente per la scarsità delle risorse che vengono messe a disposizione. A questo si accompagna il fatto che questa prima fase è esplicitamente da redigersi sulla base di dati esistenti e per la parte lombarda dati esistenti sulla geologia di superficie per esempio sono molto scarsi, noi la cartografia geologica abbiamo pochissimi fogli, invece per esempio la regione Emilia Romagna ha completato gran parte del proprio territorio. E in più gli enti pubblici sovraordinati, quindi regione ma anche province, hanno pochi contenuti di questo tipo nei loro strumenti di pianificazione territoriale. Quindi sicuramente riflessioni, allora i nostri criteri li dobbiamo rivedere, aggiornare e in particolare specialmente per le zone di pianura riallineandoci a quelli che sono i criteri nazionali. E sicuramente sono utili analisi a scala regionale e provinciale o studi come quello che è stato presentato oggi perché comunque servono come riferimento e garanzia di omogeneità e anche di continuità proprio perché le strutture geologiche non si fermano sui confini comunali come è già stato detto. Poi c'è tanta conoscenza sicuramente ma poca condivisione, migliora la condivisione ma comunque ciascuno magari mette a disposizione i propri dati sui propri siti istituzionali e bisognerebbe proprio condividerli a un livello ancora superiore come suggeriva la direttiva Inspire. E poi infine gli studi geologici sono nati come guida alla pianificazione con finalità di prevenzione sul nuovo principalmente, ma altra cosa che è emersa in particolare dopo l'evento del 2012, ci dobbiamo preoccupare anche dell'esistente, non solo del nuovo. E infine, vabbè, sicuramente in Lombardia sono state fatte delle scelte diciamo che hanno avuto effetto anche su tutto quello che stiamo vedendo, in particolare gli studi geologici comunali e l'analisi sismica in principal modo vengono realizzate dai professionisti secondo gli indirizzi lombardi, i professionisti autocertificano di aver rispettato i criteri. Questo è sicuramente vero, però se per esempio non sono disponibili i dati, cioè mancano gli elementi di base per realizzare questi studi, poi il risultato comunque non è di sufficiente dettaglio. Poi un altro problema più che altro organizzativo, però sul quale stiamo riflettendo, che le analisi di primo livello fatte in sede di redazione dello strumento di pianificazione rimandano ad analisi successive che non vengono valutate da nessuno, vengono valutate dai tecnici comunali, che però purtroppo dagli uffici tecnici comunali, che spesso non sono dotati di figure professionali competenti. Quindi diciamo dall'analisi che abbiamo fatto nell'area del Mantovano e dalla carenza di dati e informazioni di cui ci siamo resi conto, abbiamo immediatamente avviato quando stava partendo anche il progetto Geomol, comunque abbiamo avviato una ricerca noi come Regione Lombardia in collaborazione con il CNIDPA per la ricognizione dei dati geologici appunto necessari alla valutazione della pericolosità sismica in quest'area. E nel frattempo, nell'ambito del progetto Geomol, si stavano appunto acquisendo delle conoscenze geologiche e strutturali del sottosuolo che potevano essere integrate utilmente con i dati che stavamo costruendo grazie alla ricerca di cui abbiamo detto. E quindi abbiamo stipulato un accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia, le due province, il CNR, Università di Bologna e anche Università di Modena, eccetera. Per la caratterizzazione sismica di questo territorio.
Le province di Mantova e Cremona erano particolarmente interessate a portare avanti un lavoro di questo tipo proprio perché volevano integrare i loro strumenti di pianificazione territoriale anche dell'emergenza con contenuti relativi alla pericolosità sismica dell'area. Quindi abbiamo avviato questo studio su questo territorio. In verde sono rappresentati i comuni o già oggetti della prima fase della ricerca partita immediatamente dopo l'evento sismico. In giallo è una prima area di estensione della ricerca e in rosso l'area sulla quale estenderla in una fase successiva. Abbiamo seguito in pratica la metodologia degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica facendo prima di tutto una raccolta dei dati esistenti, specialmente presso le province e anche presso molti professionisti che hanno dato la loro disponibilità mettendo proprio a disposizione tutti i dati sia raccolti che realizzati in proprio negli anni di attività. E per questo territorio sono stati raccolti 2.791 indagini, in 800 pozzi per acqua, ma anche tante prove penetrometriche, anche se poi diciamo quelle più utili, CPT e CPTU, sono più 240. Abbiamo acquisito i rilievi geologici e geomorfologici disponibili, come dicevamo non molti, però comunque sufficienti. Parallelamente sono stati ubicati anche appunto gli effetti cosismici rilevati in occasione del terremoto. Abbiamo cercato di caratterizzare questa porzione di territorio in base alla propensione alla liquefazione. In particolare sono state mappate le tessiture superficiali e poi i dati di pozzo sono stati analizzati e rappresentati in modo da evidenziare la presenza nei primi 25 metri delle condizioni che favorivano la liquefazione, quindi uno strato argilloso superficiale sotto le sabbie oppure lo strato sabbioso in presenza di falda. Dopodiché sono stati scelti tre aree pilota rappresentative di tre diverse situazioni geologiche e geomorfologiche sulle quali avviare analisi secondo sempre gli indirizzi e criteri di secondo e di terzo livello. Le tre aree sono appunto quella rappresentate di Quistello, diciamo per area di pertinenza appenninica con prossimità del fiume Secchia, Sabbioneta, area di pertinenza Po e San Giovanni in Croce invece un'area con depositi di pertinenza alpina. Su queste aree pilota sono iniziate una serie di indagini di maggior dettaglio che sono ancora in corso, perché questa ricerca sarà completata nei prossimi mesi. Quindi che cosa ci proponiamo di fare? Ci proponiamo di arrivare a elaborare una MOPS, quindi una carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, il primo di livello degli indirizzi e criteri, a scala vasta, che possa contenere degli elementi utili per valutare la propensione alla liquefazione di questi territori, che possa essere integrata negli strumenti di pianificazione territoriale dell'emergenza delle province, che a loro volta poi possono utilizzare come riferimento nel momento in cui esaminano gli studi geologici a supporto della pianificazione. Parallelamente stiamo lavorando su altre fronti, quindi sulla verifica e definizione del terremoto di riferimento e sulla ridefinizione degli accelerogrammi di input per il calcolo dell'amplificazione sismica. Quindi dalle esperienze che abbiamo fatto, 10 anni diciamo, di redazione degli studi geologici a supporto della pianificazione, esperienza nell'applicazione degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, adesso stiamo lavorando per tradurre questa esperienza per migliorare, perché gli indirizzi ci sono già, però per migliorare gli indirizzi al fine di avere risultati sempre più utili alla prevenzione dei rischi nella pianificazione e alla riduzione e mitigazione del rischio. Quindi stiamo lavorando sull'integrazione e modifica delle nostre linee guida regionali per la prevenzione del rischio nella pianificazione. Grazie a tutti per l'attenzione.
Benissimo.